Piacenza si conferma ancora una volta terra di innovazione tecnologica in ambito sanitario. Il reparto di cardiologia è infatti tra le realtà più all'avanguardia nel settore dell'elettrofisiologia, in particolare dell'ablazione delle aritmie. L'ablazione transcatetere è il trattamento più efficace per le aritmie e con la nuova tecnologia denominata Octari, l'ospedale di Piacenza ha fatto un ulteriore passo in avanti. In questi giorni abbiamo potuto mettere all'interno delle nostre competenze una strumentazione nuova, che sono degli strumenti per il mappaggio e per l'ablazione dell'aritmia più diffusa al mondo, che è la fibrillazione atriale, un'aritmia potenzialmente maligna che può portare veramente a scompenso cardiaco, a ictus, e quindi oggi è diventata l'ablazione la tecnica di primo step per la cura della fibrillazione atriale. Il nostro laboratorio, guidato dal dottor Luca Rossi, è un laboratorio riconosciuto a livello nazionale, quindi questo ci permette di sperimentare delle nuove tecnologie che diventano sempre più fruibili da parte dei cittadini, e quindi sono veramente orgogliosa della competenza dei medici che lavorano con me e del fatto che le aziende investono sul laboratorio di Piacenza per queste nuove cure per la fibrillazione atriale. La dottoressa Schieri precisa che Octari integra in modo ottimale i recenti strumenti introdotti nel reparto di cardiologia, permettendo di raggiungere i massimi livelli di trattamento delle aritmie sul panorama nazionale e internazionale.